Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. I 36 cittadini stranieri ospiti nella foresteria del castello di Tricesimo, Villa Valentinis, sono risultati tutti negativi ai tamponi Covid-19. Lo riferisce a Telefriuli il sindaco Giorgio Baiutti. Come ci era stato comunicato nei giorni scorsi, spiega il primo cittadino, domani o sabato saranno trasferiti in altre strutture. Per loro, infatti, scade il periodo della quarantena fiduciaria. Tutti i migranti che sono stati accolti in queste settimane nella foresteria sono sempre risultati negativi ai tamponi. Si tratta di tre gruppi che si sono susseguiti in diversi momenti. I 20 cittadini che sono giunti ieri e sono stati sistemati provvisoriamente a Tricesimo, nell'area del castello, hanno eseguito il primo tampone. Entro il prossimo 7 settembre i comuni dovranno segnalare attraverso il portale della Protezione Civile regionale la ricognizione dei fabbisogni legati agli eventi del maltempo dello scorso novembre. Gli enti locali dovranno specificatamente indicare gli interventi di prevenzione da realizzare sul territorio e gli ulteriori danni da riparare rispetto alle prime urgenze messe in campo dopo gli eventi calamitosi, oltre ai danni sui beni privati e alle imprese. I dati raccolti saranno trasmessi al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e costituiranno un'occasione importante per ottenere ulteriori risorse statali, soprattutto sul piano della prevenzione. A comunicarlo è stato il vicegovernatore con delega alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia nella sede della regione a Udine. È stato congelato l'utilizzo dell'ex caserma Cantore di Tolmezzo come centro per la quarantena dei migranti in arrivo lungo la rotta balcanica. È quanto emerso nel corso dell'incontro tra il sindaco di Tolmezzo, Francesco Brollo, e il prefetto di Udine, Angelo Ciuni, al quale hanno preso parte anche i capigruppo in consiglio comunale. La decisione definitiva in merito all'eventuale uso della struttura sarà adottata solo dopo l'incontro con il Ministro degli Interni Luciana Lamorgese, che aveva annunciato la sua visita in Friuli Venezia Giulia dopo che il sindaco di Gonars, Ivan Diego Boemo, il 17 agosto si era messo in viaggio verso Roma con 5 minori non accompagnati. È stato un incontro importante e molto costruttivo, commenta il sindaco Brollo, perché abbiamo portato il no di tutto il Consiglio Comunale e anche di molte altre amministrazioni della Carnia. Ci si prende del tempo per valutare tutte le ragioni che sono state presentate, ribadendo che Tolmezzo ha sempre fatto e continuerà a fare il suo dovere nei confronti dello Stato e in tema di accoglienza, ma l'ipotesi di ospitare 160 persone nell'ex caserma Cantore va oltre, non rispondendo, secondo noi, nemmeno al rispetto della dignità di chi deve fare la quarantena, conclude Brollo. Proseguono a Casa Viola, a Trieste, struttura dell'Associazione De Banfield dedicata ai familiari dei malati di Alzheimer, gli Open Days e le attività legate a ESOF 2020, nel segno di una maggiore conoscenza di questa patologia. Itinerari della non memoria, la quotidianità dell'Alzheimer è il titolo della rassegna che ha presentato il reading delle giovani attrici Eleonora Fois e Sofia Martinez dell'Accademia Musical Theater di Trieste. Per l'occasione sono stati scelti tre racconti in cui si svela la sofferenza di una diagnosi che non perdona, i rapporti familiari e il potere del prendersi cura in modo gratuito. Si prosegue poi sabato 29 agosto con un momento di approfondimento. Dalle 11 è attesa la tavola rotonda Itinerari della non memoria realizzata in presenza e anche online. 142 atleti la settimana, 25 tra tecnici e collaboratori impegnati quotidianamente nella gestione dei bambini e dei ragazzi dai 6 ai 14 anni e dei cuccioli in movimento di 4 e 5 anni. I corsi di approfondimento sportivo di scherma, ginnastica artistica, ritmica e corso multisport dell'Associazione Sportiva Udinese, avviati lo scorso 15 giugno, sono stati un successo, una formula nuova che è risultata vincente, tanto che la polisportiva ha deciso di prolungarli di una settimana. Originariamente si sarebbero dovuti concludere venerdì 4 settembre, ma viste le molte richieste abbiamo deciso di proseguire una settimana in più fino all'11 settembre, fino al rientro a scuola, ha fatto sapere il direttore generale della Polisportiva.
Un tè con Zeffirelli, questo è l'omaggio del Festival Le Giornate della Luce in collaborazione con la fondazione a lui dedicata per ricordare a un anno dalla scomparsa il maestro. La proiezione di un documentario che lo racconta e di uno dei suoi film più intimistici saranno l'occasione per ascoltare dalla voce di alcuni suoi collaboratori aneddoti e riflessioni che ci faranno conoscere anche il lato umano oltre che quello artistico di regista. Questa sera alle 21 al Cinema Miotto un incontro condotto da Mario Sesti con Caterina D'Amico, Pippo Zeffirelli, Daniele Nannuzzi e in videochiamata Umberto Orsini, a cui segue la proiezione del film di Zeffirelli, Un tè con Mussolini del 1998. Cambiamo argomento, è tutto pronto per Audiobus, i viaggi notturni alla scoperta di Udine che si svolgeranno il 28, 29 e 30 agosto. A bordo di un bus urbano gli spettatori saranno condotti in un percorso straordinario, onirico, in cui arte e spazio pubblico si contaminano. Un viaggio capace di mostrare la città sotto un'altra luce. Audiobus è un format di Zero Idee sviluppato in collaborazione con Giovanni Chiarot e Renato Rinaldi. La tappa friulana è organizzata in partenariato con Circo All'Incirca e Terminal Festival. La performance multidisciplinare è alla sua quarta edizione con un programma tutto nuovo con ben 4 corse in notturna. I posti saranno limitati, massimo 35 persone per ogni corsa e sarà obbligatoria l'iscrizione online sulla pagina Facebook di Zero Idee oppure sul sito terminal-festival.com, ma la performance multidisciplinare, dove tutto accade contemporaneamente dentro e fuori l'autobus, quest'anno moltiplica i suoi viaggi arrivando fino a Trieste, facendo tappa anche a Gorizia, Nova Gorizia e Aquileia. Ogni spettatore riceve un paio di cuffie e una voce narrante lo accompagna, immergendolo nella città e nelle sue storie. L'approccio e il metodo utilizzato è quello della contaminazione tra diverse discipline artistiche, quali per esempio la poesia, la musica, le arti sonore, visive e performative. È la festa che unisce degustazioni d'eccellenza, shopping, musica e territorio. Sabato 29 agosto dalle 18.30 al Palmanova Outlet Village, appuntamento per il quinto anno consecutivo con la Village Night. Star della serata sarà uno degli chef più amati dal pubblico, Bruno Barbieri. Dalle ore 21 chef Barbieri accoglierà gli ospiti con foto, autografi e aneddoti della sua esperienza non solo culinaria ma anche televisiva dalla cattedra di Masterchef Italia e numerosi viaggi per il programma 4 Hotel. Non solo, al Village verrà dedicato un piatto speciale preparato dallo chef con ben 7 stelle Michelin in carriera. Un inedito frullato di melone al sapore di porto con tartare di prosciutto di Sauris e 1000 punti di tzatziki a celebrare l'unione fra la tradizione culinaria friulana unita a sapori freschi ideali per la serata estiva. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, un saluto da Mayra Trevisan, in regia Davide Nucera, buon proseguimento con i programmi di Caffè TV 24.